Alle donne normali fanno schifo i disabili. Buongiorno a tutti, utenti di YouTube, da Leandro il conoscitore. Oggi devo ammettere che fa molto freddo, armato di tutto punto, mi sono messo il cappuccio in testa e addirittura i guanti. Ma nonostante questo, come sempre, svolgo la mia attività da YouTuber e blogger. E vi racconto di una realtà che secondo me ben pochi vogliono guardare in faccia. La realtà è quella secondo cui, diciamo così, a mio parere, quindi secondo la mia opinione, alle donne, mettiamolo tra virgolette, normali, quindi non disabili, non diversamente abili, cioè, alle donne non diversamente abili, normali quindi, fanno schifo i disabili. Va bene? Cioè, in pratica le normali, chiamiamole normali, provano, secondo me, non dico tutte, non tutte, ma secondo me la maggior parte, un senso di schifo e di repulsione nei confronti proprio dei cosiddetti disabili, dei cosiddetti diversamente abili. Ora, io vedo in faccia la realtà, essendo un conoscitore dei comportamenti umani, così mi descrivo, così mi etichetto, e queste cose ve le dico. Però la maggior parte delle persone stanno zitte, stanno in silenzio e preferiscono non rivelare questa situazione qua. Quindi diciamo che i più, come si dice a Roma, stanno in campana, fanno pippa. Va bene? Io non ci trovo nulla di male nel dire la realtà e nel narrarla così come si presenta. Eppure però io che dico queste cose, con ogni probabilità vengo visto come quello cattivo, come quello sbagliato, come quello che odia le donne. Non odio le donne, muovo delle critiche a uomini e donne, a donne e uomini. Come già vi ho detto, infatti, secondo me la maggior parte degli uomini sono dei luridi porci schifosi e la maggior parte delle donne, secondo me, guarda l'estetica e la bellezza, quindi, ok? Ora, perché le cosiddette donne non disabili, quindi le normali, provano un senso di schifo, no? Nei confronti dei diversamente abili? Semplicemente perché hanno un'estetica non bella, non gradevole. Ora, se noi parliamo di disabili in carrozzina, no. Secondo me una donna normale non prova quello schifo, quel disgusto. Ma se noi andassimo a parlare di persona diversamente abile, che per esempio ha deforme, è, diciamo così, non gradevole, no? Oppure presenta la sindrome di Down, io vi posso garantire che secondo la mia opinione lì per lì sembrano essere molto educati, rispettosi, no? Nei confronti di questi disabili, no? Quindi fanno finta di essere molto vicine a costoro, gli danno la mano, gli danno un bacetto sulla guancia, non in bocca chiaramente, per carità di Dio. Comunque c'è, diciamo così, un rapporto, chiamiamolo bello, no? Dolce, non così brutto, non così devastato o devastante. Va bene? Invece, per quel che riguarda, diciamo così, io le chiamo lo stare in compagnia, no? Con quel disabile o quella disabile da sole, queste donne e queste ragazze, bene, non si azzarderebbero minimamente a avvicinarsi a loro e non si azzarderebbero minimamente a parlare con costoro oppure a tenergli la mano come magari potrebbero fare quando sono in un contesto pubblico, quindi quando per esempio sono in una, chiamiamola, collettività. Ok? Ecco, io, come si dice, sono molto triste da questo punto di vista, non perché io sia disabile, per fortuna non sono disabile, ok? Però soffro di attacchi di panico da spostamento, da viaggio. Bene, però per fortuna non mi manca niente, sono una persona del tutto normale. E
certe realtà le scruto, le analizzo e le guardo in faccia. Ora, che tu sia donna o uomo, a me non interessa. Io, come già dico sempre nei miei video, esprimo soltanto la mia opinione, barra il mio punto di vista, un punto di vista che spero piaccia, che spero possa essere condiviso, ma non pretendo che le persone vengano a condividere pienamente e a sposare in pieno, quindi in toto, le mie teorie. Però mi piace esporle. Voi guardate in faccia la realtà, ragazzi. Guardate, guardate anche una donna o una ragazza come si comporta, no? Quando è in compagnia e quando è da sola. Quando vede il disabile, la faccia che fa, la faccia che assume, l'espressione. Io vi posso garantire che l'espressione, il volto, dice tutto. Voi guardate anche se fa dei sorrisini la ragazza o donna oppure no. Anche l'uomo, se fa dei sorrisini oppure no. Cioè, guardate l'uomo e la donna dal punto di vista del viso. Ragazzi, il viso io lo chiamo la carta d'identità di un essere umano. Cioè, il viso ti dice tutto. Dal viso, da come parla, da come assume la voce, il timbro di voce, se fa dei sorrisini oppure no, se fa degli sghignazzamenti oppure no. Ragazzi, sono tutti indicatori e segnali che vanno captati, vanno presi, vanno guardati, barra osservati. Io guardo la realtà, non ho paura a guardarla e mi metto in condizione di rendermi conto del fatto che effettivamente parlando, secondo la mia opinione, la maggior parte delle donne, non tutte, quando hanno un disabile davanti a loro, secondo me, hanno un senso di schifo. Va bene? Ripeto, c'è disabilità e disabilità. Se parliamo di disabilità estetica, deformità e via di seguito, c'è proprio questo disgusto. Ma questo lo percepisce anche l'uomo. Allora, sì, lo percepisce anche l'uomo, questo è vero, ma secondo me l'uomo lo ha di meno questo problema, questo chiamiamolo difetto, se di difetto si può trattare. Io, per esempio, sì, ho dentro di me un disgusto che posso provare, però, come si dice, a parte non lo manifesto, ma cerco di farmi forza e di andare avanti e di andare oltre, punto e a capo, va bene? Questo è quello che penso e questo è quello che dico. Iscrivetevi, mi raccomando, al canale, il narratore italiano, il conoscitore italiano, scusatemi, commentate e una buona giornata a voi. Specifico che questa è la mia opinione, sia ben chiaro. Ciao e grazie.